movimento non violento e il fatto che esista un movimento violento. Sono storie, perché la gente quando è presa con le mani vicino alla gola, tutti quanti, a parte qualcheduno che ha posizioni particolari, cercano quantomeno di tirarle via, no? Per cui non è che il discorso che lui faceva è un discorso di rifiuto a determinate pratiche, è semplicemente un discorso di rifiuto a una spettacolarizzazione pura militare di questo tipo di cose. Di quale maschera antigas bisognava adoperare, di qual era lo scudo, ho sentito parlare tanto di assalteremo, supereremo la linea rossa, non la supereremo, rimaniamo di qua. Ho sentito parlare tanto da parte degli altri, ci sono alcuni gruppi violenti che bisogna isolare mentre ci sono gli altri pronti al dialogo. Non mi interessa tutto questo, non mi interessa. Quello che faremo alla manifestazione lo decideremo, lo verificheremo, lo controlleremo, ma in base a che cosa? In base a quale sarà la nostra forza militare? E beh, se siamo a questi livelli siamo più malpiazzati, perché se dobbiamo ragionare a livello di forza militare ce n'è una più forte di tutte e non è la nostra. È uno speciale con tovarisci italiani. Ça c'était extraordinaire, le train c'était super, tu vois. Je suis tombé, tu vois, dans la situation, tu vois, où les gens étaient vraiment très chaleureux, tu vois, très ouverts, tu vois, extraordinaire, magnifique, tu vois. En fait, on a fait beaucoup de la peinture dans ce train en spécial, tu vois. Alors chaque compartiment était décoré, tu vois, avec des peintures, tu vois. On est entré en relation avec des gens, tu vois. On est entré dans des compartiments, on a parlé avec des gens, tu vois. I would like to be a pacifist, but I see like you can also like say like there's a genocide taking place now on a global scale, like a real genocide. If you really think about it, yeah. It's so violently. So what does a few windows or something and yeah, I think what he says, I don't think I'm going to smash any windows because I don't come here for that. But on the other hand, I know when the only time, for instance, I threw a stone in a demonstration was when I was like threatened. I felt like life in a life-threatening situation myself with horses. So you know, you cannot predict what you do. If it comes to shit, I have to protect myself, or I see one of my comrades on the ground or something. You don't know what you can do in such a situation, but I don't come here to riot because I'm not prepared. I'm in a different country and I'm not part of a big group yet. Or no, I don't. And I think you have to talk a lot about it and be prepared. And I think there's this sideways. Well, there's been a lot of talks about how do you say we're going to be try to break through the red zone, but without violence and other people. Want to break through the red zones with any means necessary, so that means also violence. And but I think everybody has to think about that himself, and but also think about the things we can learn, and we and yeah, get to know each other, because that's the we have to build something up, and it's really easy. Schon diverse Demonstrationen, wo ich ganz klar auch mit meinem Gesicht dafür stehen kann, wo ich mich nicht vermummen würde, wo es einfach nicht nötig ist. Ich denke, es ist jeder und jedem selber überlassen, Vermummung zu tragen oder nicht. Aber ich finde es gut, dass viele Leute sich dem widersetzt haben und da Stärke gezeigt haben und trotz Vermummungsverbot in so einer Demonstration sich zu beteiligen mit Vermummung, weil die Repression des Systems. Also wir sind hier, weil wir die globale Politik einfach nicht in Ordnung finden und weil wir unsere Meinung dazu sagen wollen, weil wir Stellung dazu beziehen wollen, weil wir sagen wollen, wir finden das nicht in Ordnung. Und es war bis jetzt eine gemischte Stimmung. Also es gab einen Block, wo von Anfang an eine Anti-Polizei-Stimmung aufgebracht wurde. Wir sind ein Stück weiter nach vorne gegangen zu einer Sommertruppe, wo einfach derbe gute Stimmung war, wo einfach klar war, dass man friedlich seine Meinung sagen kann. Und auf einmal kamen hier dann auf die Schlagtruppen durch und Steine flogen und so.
Also ich glaube, dass das Problem ganz toll ist, dass von der Polizei und von dem Staat aus schon so doll präventive Maßnahmen ergriffen werden, dass von den Leuten, die einfach nur friedlich demonstrieren wollen oder selbst wenn sie Gewaltpotenziale haben, dass so eine Gewaltbereitschaft entsteht dadurch, dass so eine Präsenz da ist. Also wenn das Gefühl hat, man steht einer Armee gegenüber. Ci mettiamo in marcia con questi grandi scudi, eccetera, davanti al corteo c'è il nostro gruppo di contatto, si chiamava quindi Paolo Cento, qualcuno di Rifondazione, insomma un gruppo che ha la funzione di, casomai, di trattare, insomma, no, rispetto alla cosa. E poi noi. Avanti la gamma 1 in ascolto. Mario, una cortesia. Devi andare veloce però in Piazza Giusti. In Piazza Giusti c'è un gruppo di un migliaio di anarchici che stanno facendo tutto. Ci puoi arrivare andando dritto per corso dove ti trovi adesso. Finché non arrivi all'incrocio con corso Torino, gira a sinistra e vai dritto, però devi fare subito perché sta scendendo da Corso Castaldi un altro corteo. Il corteo che sta scendendo da Corso Castaldi è quello delle tute bianche. I carabinieri del 3° Battaglione Lombardia, guidati dal vicequestore di polizia Mario Mondelli e dal comandante dei carabinieri Antonio Bruno, si mettono in marcia verso Piazza Giusti. Il rischio da evitare è che i due gruppi, quello dei carabinieri e quello delle tute bianche, si incrocino. Man mano che ci avviciniamo c'è un clima abbastanza irreale, cioè nel senso questo vuoto, è noi che camminiamo, che andiamo avanti, eccetera. Nel frattempo i Black Bloc si sono spostati e attaccano il carcere di Marassi. Ma anziché fronteggiarli, il contingente dei carabinieri che presidia il penitenziario si ritira. Contro il carcere vengono lanciati sassi e bottiglie Molotov. La sala operativa della questura ordina al battaglione dei carabinieri diretto verso Piazza Giusti di proseguire invece per il Marassi. Le comunicazioni però appaiono difficoltose. Dottor Mondelli, prosegua per Marassi, dottor Mondelli. Per cortesia, abbiamo una situazione particolare da seguire. Dottor Mondelli da centro. I reparti che sono con il dottor Mondelli rispondano al centro. Va bene, abbiamo già risolto, abbiamo al telefono, si sta avvicinando a Marassi, va bene.